Vai. Non ci ho più un euro io e non hai più un euro te. Va bene, che Sardegna? Anche i miei soldi. Stai ridendo? No, no, ti prego, dai. Pronti, dai, per carità. Morta una moglie, ma ti senti? Non me li hai mai nominati in tutti questi anni e adesso mi parli di tua moglie, dei ragazzi? Ti è venuta voglia di fare il padre tutto insieme? Questa è una frase che non mi piace, che non mi sarei mai aspettato. Qua hai sbagliato, perché significa che non hai capito niente. Invece ho capito tutto, credimi. Che hai capito? Fermati, Gemma, dai, fermati. Ho già aspettato abbastanza. Adesso scusami, ma c'è un taxi che mi aspetta. Vedi com'è? Non si può fare una cosa così. No, abbastanza. Ecco, questa frase non mi piace. Qua sbagli, perché significa che non hai capito niente. E invece ho capito tutto. Che hai capito? Dai, vieni qua, dai, stai con me. Ho aspettato già abbastanza. Ma ridi! Carlo, ma ridi te! Ride lui! Ride lui per lui! Tutto da Carlo, che va bene. Vabbè. Lia! Lia! Che succede? Ma come lascia Isha? Come, che si abbandona? Si abbandona una figlia così, da sola? In cucina? Dove vai? No, no, ma io ti ringrazio, però non voglio disturbare. Io ti lascio il gelato, lo mangiate voi, vedo che siete felici e contenti. Ma quindi... perché, scusa? No, vabbè, meglio così, dai. Comunque, di una cosa, sono particolarmente... Lieto? Vogliamo... Senti, siccome i ragazzi sono che usciti... Che vuoi? Siccome i ragazzi sono usciti, ho messo Aisha a letto, niente, pensavo... Scusa, scusa, ho fatto ridere, scusa. Quella che voi chiamate depressione si chiama anima. Sì. È gente che lavora come voi, non è più in grado di recepirla. Capito? Perché? Perché voi, noi, siamo purtroppo diventati delle persone egocentriche e... ciniche. Parla per lei. Parla per lei. Ma che c'è venuto a fare? C'è la psicologia, cioè, perché delle persone come noi... egocentri cristiani del 18esimo. Le dimensioni sono fondamentali. Ma come? Ma lui prende dei farmaci? Ma quali farmaci prende? Che non esiste, che è una cura. Che? Che? Stop. Che? Lia, mi sa che dobbiamo caricare i bagagli in taxi. No, hai sbagliato la battuta. Dai, un altro bicchiere. Lia, dobbiamo caricare le valigie nel taxi. Un minuto, ragazzi. Dai, che palle! Allora. A Lia e Richard. Che possiate avere una vita bella e felice insieme. Grazie. Stop. Che te? Pietismo cattolico. Dai. No, fermi. Ultima cosa. Fotografia, ricordo. Ci tengo, gruppone, tutti quanti là. Dai, dai. Ma scusa, falla fare a Richard la foto, no? Terribile. È cadere in bocca. Andiamo via e otto. Allora, se c'è una persona che ha fatto il tifo affinché mia moglie... Ecco, adesso oggi è la giornata degli errori. Pensa di mia moglie. Sono una persona sola. Io sono rimasto solo. Hai fatto partire Lia, che ci ho iniziato un po' del rapporto. Ecco qua. No. Manca un pezzettino. Che manca? Il mestiere? Lo so, tesoro, lo so. No, non sapevo che fare. No, se c'è una persona che ti fa perché mia figlia se ne andasse, quella sei stata proprio tu. Io? Andate, partite. Com'era? Andate, partite, fatevi una... Stai con stazioni, dico, cominciamo!